scelta femminile, prendo il cuore di Diego. Ginocchia. Allora, per lavorare bene e allungare al meglio con buon lavoro di flessibilità e mobilità insieme, dobbiamo mettere la pancina sotto l'impossibilità del coccige. La pancina che avete la dovete mettere sotto il coccige. Quindi dovete avere la sensazione di essere sollevati e avvantaggiati. Non dovete metterlo tutto la schiena, deve uscire praticamente, la pallina deve quasi uscire da quella prossimità lì, insomma, e la sensazione che dovete avere è quella di sostegno. Se la posizione è corretta, lo sentite da subito. Le braccia. Chi non è convinto, mi alza la mano che arrivo, rilasso le braccia, la testa, il collo. Allora, cominciamo per finire bene l'allungamento a spingere verso il petto con le gambe tese. Non sono tese, ma devono essere in extra rotazione dalle anche e il collo del piede ben tirato, ok? Se non è così, state facendo altro. Espiro, inspiro. Otto, avete anche il vantaggio della pallina. Ovviamente, se io vi faccio utilizzare la pallina ad un certo punto, è perché vi faccio lavorare in maniera differente. Quindi, finite di allungare bene, rilassate le braccia, rilassa le braccia. Il lavoro deve provenire non dalle gambe, ma dalla cintura di forza. Quindi chi tendenzialmente fa altro o non si concentra mai sull'addome, purtroppo fa un po' fatica a capire il meccanismo. Allora, giusto per cominciare, inspiro ed espiro senza mai staccare l'inspirazione dall'espirazione. Due, dovete eseguire alla lettera l'indicazione, perché altrimenti se tenete le gambe in maniera scorretta, purtroppo il lavoro non è lo stesso. Quindi qui siete avvantaggiatissimi da un certo punto di vista. Però noi iniziamo subito a lavorare in questo modo. Adesso apro destra, torno, apro sinistra, torno 30 gradi. Allora, il lavoro è in continua misura della vostra capacità propriocettiva, cioè della vostra capacità di rimanere in equilibrio, anche qui, 8, ovviamente rimangono le gambe tesissime, il collo del piede tirato, le anche in estra, 7, 6, 5, 4, 3, fate un po' respirando e capirete la differenza, 2, 1, ok, stop. Adesso abbiamo la pallina che protegge, ok? Quindi scendo con la gamba sinistra, sollevo, scendo, faccio un piano, scendo, sollevo, alterno, scendo, sollevo, 8, 7, ok, ed è 6, andiamo piano, sentite la protezione che c'è. Ok, ora allora voi dovete aiutarvi al meglio stringendo bene le addome e lavorando in maniera molto dinamica. Quindi io provo a contare 8, su, 7, su, 6, su, 5, su, 4, su, 3, su, 2, tesa su, 1, ancora. 8, inspiro, espiro, inspiro, espiro, 7, 6, tese, 5, 4, 3, 2,
Uno, ancora, una volta, Antonia. 8, 7, su. 6, su. 5, su. 4, 3, 2, 1, ancora. 8, su. 7, su. 6, su. 5, 4, 3, 2, 1, fermo su, ok? Le braccia dietro, le gambe tese, diritte, prova del tirato, braccia e inspiro, espiro, cercate di allungare, inspiro, espiro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, adesso cerco di aprire e chiudere, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rilasso le braccia e di nuovo scendo con la gamba a sinistra, ok, scendo, tengo la posizione, sollevo, tengo la posizione, allungo bene, allora ogni volta che scendo allungo dall'altra parte, il più possibile, scendo prendendo o dietro il ginocchio o dietro il polpaccio, ok, 8, 7, 6, 5, 4, 3, giù bene, allungo, 2, 1, ancora, 8, 7, 6, 5, questa mobilità è ottima per lavorare sugli utri, sul piatto del ventre, sul sostegno che gli utri danno alla schiena e ovviamente vedete che la posizione permette sempre come di irrorare la parte più bassa del corpo verso l'alto. 5, inspiro, 4, 3, 2, vedete come la colonna è sempre appoggiata? Ok, adesso vi do il permesso di farlo velocemente con le mani dietro il polpaccio, vedete, o dietro le caviglie, o dove riuscite, ok, con questa protezione riusciamo a farlo velocemente, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, adesso mi sollevo, guarda me, stringi le mie ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, scendi, continua, 1, e mi aiuto, 2, 3, 4, respira, se no ce la fai, 5, 6, 7, 8, 7, 6, allunga, allunga, 5, apri, 4, 3, 2, 1, mangio sulla nuca, mi sollevo, continuo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, rilascio un attimo, respira, allora questa piccola protezione che vi ho messo mi consente di lavorare meglio, dovete respirare, se no vedete che la minima cosa di passare il battito e poi camminare, praticamente non riesce nemmeno a sollevare le gambe, sulle gambe qua, ok,
veloce, una mano, tutte e due le mani vengono col fascio, sulla testa, vai e uno, su, due, tre, quattro, cinque, veloce, veloce, sei, sette, otto, nove, dieci, inspira anche, inspira. Siamo progrediti, inspira, espira, scendi, ballerina, scendi, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ancora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, mani del corpo, continuo, uno, due, così qui io quando sollevavo 3, 4, 5, 6, tieni le gambe tese, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sollevo, stringi, 1. Quando mi sollevate avvicinate la parte alta, la parte più bassa, la parte più bassa, per quello che è possibile con la bambina, 1, 2, 3, 4, tieni teso, 5, 6, 7, 8, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, più veloce e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, più veloce, 1, 2, 3, 4, tira, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, giù, prendi il ginocchio, porta la testa. È da qui che si impara il sacrificio, eh? No, mi sacrifico io. Ok. Mettiamo la pallina di spugna in mezzo alle ginocchia, per favore. I talloni sono vicini tra loro e i piedi sono attaccati. Rilascio la testa, il collo, le spalle e la schiena. E stringo e lascio, stringo e lascio. Stringo e lascio. Sono 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, adesso sollevo in questo modo, guarda bene, questa non è più la protezione della pallina, devi fare da te, devi stringere, ok, e stringo, 8, 7, 6, i piedi sono vicini, 5, 4, 3, 2, impara a inspirare, espirare, dobbiamo fare quello di nuovo, per cui se non respiri non ce la puoi fare. Stringo, inspira, espira. Molti di voi fanno solo una parte di respirazione, o butta dentro, o butta. Invece dovete scegliere un orifizio e usarlo. Vai, più di piedi, una donna. Via le mani. Avanti, ora voglio vedere come le sta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 1, 2, stringi, 5, 6, 7, 8, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mani dietro nuca, stringo adesso, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Antonia, come no? Come dire no? Dai, 1, 2, 3, 4, stringi forte, 6, 7, stringi le gambe.
gambe, appoggio la nuca e adesso da qui stringo e 1, lascio, 2, lascio, 3, lascio, 4, lascio, 5, lascio, 6, lascio, 7, lascio, 8, lascio, 9, lascio, 10, lascio, 1, inspiro quando stringo, facciamo l'inverso, inspiro quando lascio. Ok, vai, stringi, vai, 1, 2, 3, 4, questi mezzucci, 5, Antonia, 6, c'è l'emorroide, 7, 8, come ti conosco bene, 9, 10 e stop, prendo il ginocchio, sto perfetto. Scusiamo un po' le ginocchia, dai, ciao, no, grazie, ti ho fatto sudare la mano, sono io, è già di mano. Ci siamo? Allora, primo esercizio di mobilità, le mani sotto le spalle. Allora, non voglio questo, non voglio almeno questo. Ok, se non arrivate giù perché vi fa male questa cosa, ne fate in metà, ma con il peso del corpo che si spinge da questa parte. Uno, due, 3, 4, 5, apri bene i gomiti, 6, ok, 7, inspiro, espiro, 8, ok, siamo qui. Allora, assicuratevi di avere uno spazio dietro per appoggiare le dita dei piedi, ok? Facciamo questo, che tra l'altro ci serve anche a regolare bene questa parte del corpo, che voi avete anche notata. Ok, quindi facciamo questo, partiamo da qui, 1, 2, 3, torno, rilasso, 1, 2, 3, rilasso, ok, e 1, 2, potremmo rimanere appena sotto le spalle e rimaniamo così, 10 secondi, piega le gambe. 10 secondi, conta fino a 10, 1, 2, ho visto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, appoggia, ok, allunga adesso. Allora, andiamo a fare questo lavoro semplice. Appoggiamo la gamba destra, ok? La vostra destra. Solleviamo con le mani sotto le spalle la gamba sinistra. La gamba deve essere sopra la linea dei glutei, tirata, ok? E in questa posizione andiamo a fare questo lavoro. Scendo, sollevo, scendo, io scendo oltre la linea del pavimento, voi arriverete qui, 1, 2, 3, le braccia tese, 4, 5,
6, dovete avere la testa rilassata, le spalle, le braccia possono tese, vi sostengono. Come vi sostengono? Con l'addome che non viene mai lasciato andare, perché tu ti tieni, ok? Ti sostieni. Libera, libera, tendi le braccia, rilassa la testa giù, ok? La gamba va un po' fuori, che okay, così esercitiamo meglio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il respiro deve guidare il gesto, 7, 8, ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fermi su, guarda, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Quando inspiro, guarda me, quando inspiri, guardi me, apri su delle gambe, ok? Scendi, espira, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, veloce, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e stop. Portiamo la mano sinistra al centro, chi di voi riesce? Solleviamo il braccio destro, lo stesso della gamba destra, prendiamo la mano piede e cerchiamo di aprire il più possibile. Lo stesso, da mano destra, gamba destra. Se non è arrivata, tenete solo la posizione. Ok, apro lentamente, guarda me. Apro. Scendo e allungo. Vado avanti, inspiro, proviamo a fare una cosa più bella prima di passare dall'altra parte. Allora, stendo, le gambe sono interessanti appena oltre le spalle, tengo bene verso il basso, guardo avanti, tavola, e lentamente scendo, rilasso. Vorrei vedere una cosa carina, una sola per favore. Antonio, mi sembra una donna. Ok, punto i piedi, i gomiti sono vicini al tronco, le mani sono in prossimità delle spalle, prima sollevo così qua, sollevo. Poi qui, con le ragioni chiuse, penso che si vedano. Ok. Stringi e solleva. Solleviamo prima la gamba destra. Appoggio. La gamba sinistra. Appoggio. La gamba destra. Ti vedo, appoggio. La gamba sinistra. E scendo. Andiamo dall'altra parte, l'altra gamba, quindi, no? Allora, io faccio questa. Fuori, rilasso, e vedete che il bacino è sempre tenuto,
scendo, sollevo, scendo, sollevo, scendo, rilassate la testa e cercate di respirare, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Scendi signora Monti, adesso che mi rischi, tanto non ce la fa. Se vuoi fare un partenza di mano. Diagonale. Ok, il braccio di vista, rilascio la schiena. Se ci sto vedendo, si ha delle forme belle proprio. No, no, hai una bella forma che per non impegnarsi su marci ti sgonfio a volte. No, è un peccato perché, insomma. Anna! Se ti parlo da qui, mi senti? Devo parlare da dietro. 8. 7, 6, lo scignone che hai fatto durante l'esercizio. 4, 3, 2, 1, fermi per favore, fermi su. Allora, per continuare a sciogliere la schiena, dobbiamo fare questo lavoro. Allora, inspiro. Espiro, inspiro, espiro, inspiro, e tutto il corpo segue l'apertura e la chiusura. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Secondo me, signora Montini, sono quegli orecchini lì che pesano tantissimo e non ti consentono di lavorare. Parte finale, inspiro, inspiro, fermo su, sta morendo, con la mano prendiamo l'avampiede e allunghiamo. Quanto ci abbiamo messo? 3-4 anni. Apro lentamente. Ok, e scendo. Allungo. Ok. Non lo sapevi che ero preparato l'atletico? Siete così preparati su di me, vediamo quando faccio di piede. Da luglio dell'anno scorso. Eh sì, forse da luglio, perché non ci vedi, di la verità, Ok, allora, ci mettiamo in questa posizione, in piedi, grazie. Quindi, dai, 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 che c'è ancora tempo, Fate un respiro profondo. Ok, vi faccio vedere esercizio posturale. Le punte di piedi verso l'esterno, in questo modo, quindi appena fuori dalla linea delle spalle. Dobbiamo, vi faccio vedere bene, senza le scarpe, così vi faccio vedere esattamente cosa dobbiamo fare. Allora, scendo, controllate che i piedi siano sulla stessa linea, braccio avanti, tengo la posizione, stringo gli addominali, sollevo e cerco di stare per favore con il tallone su. Ammortizzatori, stabilizzatori. Scendo. Spingo fuori il sedere, deve aprirsi completamente e sollevo.
Quando scendete, è come se vi dovesse sedere in punta di sedia, l'addome si contrae in su. Scendo, scendo, stai bene? La testa, respira bene con il naso, forte, fallo per quanto volte che faccio subito. Scendo, sollevo. Scendo, sulla mano piede, stabilizzazione e sollevo. Questo è meglio farlo scalzi, eh? Scendo. Facciamo 4 piedi in giù e 4 piedi in su. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop, rilasso, allungo. Bene, 6, 5,
4, 3, 2, 1, fermi fuori. Ok, stanghiera. 8, 7, 5, 4, apro bene, 3, 2, questa è la base di ogni atleta, pensate al pattinaggio, pensate alla danza, pensate agli sport completi in assoluto, dove non serve niente per allenarsi. 4, 3, 2, 1, e appoggio, rilasso. Guardo avanti, inspiro, fianco destro, dai, che finito quasi, forza. Che schifo, ma tu lo metti qua? La mia mano. Alla qua. Allora, la gamba sotto 90, quindi il ginocchio piuttosto in alto per dare equilibrio. La posizione deve essere di interrotazione. 3, 1, su, 2, 3, su, 4, su, 5, tipo 6, 7, ok, fermi su, oscillo piccolissimo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stendo, porto avanti, piccoli cerchi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, chiedo. Ok, adesso facciamo un lavoro con le dita dei piedi, quindi tiro verso di me, stendo, tiro, ritorno, tiro verso la faccia e torno, tiro bene avanti, la gamba in alto, 8, 7, fate come vi dico e sentirete, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, e stop, allungo. Andiamo dall'altra parte, piccola spolverata. Parte 1, su, 2, su. Allora vi ricordo la gamba sotto e l'intralazione, perché se fate questi esercizi in posizione sbagliata non si sente nulla, quindi dovete subito
8, 7, che è questo esercizio, questo esercizio, questo esercizio, 5, 6, 7, 10, arrivo, 8, ancora, 1, 2, 3, metti giù, 4, ok, 5, 6, 7, 8, ancora, 1, 2, 3, l'esercizio deve essere sempre completo, 4, 5, 6, 7, fermi su, su bene, su su, prendi la gamba, e entra vuota e senti i cordicetti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fermi su. Tengo avanti con le dita dei piedi, quindi piego, ok, uno, dietro, inspiro, espiro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, e sto. Andiamo le ginocchia, vedete un po' il petto. Sollevo, muovo, prendo il gigante e mi allungo, prendo sul bacio, tiro via. Sollevo, inspiro, allora inspiro, 1, 2, 3, grazie e buona giornata. Chi c'è? Non ho fatto niente, si parla. Antonio, ma ti ha lasciato le mutande, non ci si era.